Passiamo all'oggetto numero 5, introduzione dell'atrofia muscolare spinale nel panel dello screening neonatale della Regione Umbria. Intendimenti della Giunta regionale. Interrogo il consigliere Porzi, prego. Sì, grazie vicepresidente. Torniamo su un tema dopo 6 mesi dalla discussione in aula. Era stato presentato dal collega Fora una simile interrogazione sulla quale il nostro assessore aveva preso un impegno. E sono qui di nuovo con questa tematica per ricordare che gli screening neonatali rappresentano un importantissimo intervento di prevenzione sanitaria che permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie congenite. Lo scopo dei programmi è infatti quello di diagnosticare in maniera tempestiva le malattie congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici specifici che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi, sono in grado di migliorare la prognosi della malattia, la qualità della vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e in alcuni casi anche la morte. In Italia lo screening neonatale gratuito e obbligatorio viene fatto sin dal 1992 e viene fatto per 3 malattie. Nel corso degli anni lo sviluppo delle tecnologie di laboratorio hanno semplificato le analisi di screening ed è stato possibile estendere lo screening neonatale ad un ampio spettro di malattie congenite definito screening neonatale esteso. L'Italia è il paese europeo con la politica di screening neonatali più avanzata. Come definito ai sensi della legge 167 del 2016 e ai successivi aggiornamenti e decreti attuativi. Questa legge ha stabilito l'inserimento dello SNE per le malattie metaboliche rare nei nuovi livelli essenziali di assistenza, così da poter garantire a tutti i nuovi nati questo screening. Lo SNE attualmente comprende 49 malattie metaboliche ereditarie e la legge di bilancio del 2019 ha esteso lo screening neonatale alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie d'accumulo lisosomiale e ha stabilito l'aggiornamento periodico dell'elenco delle malattie da sottoporre a screening. Considerato che questa legge ha stabilito inoltre la revisione periodica, almeno biennale, della lista delle malattie da ricercare attraverso lo screening neonatale e che il decreto del Vice Ministro della Salute del 17 settembre 2020 attraverso questo decreto è stato istituito al Ministero il gruppo di lavoro screening neonatale esteso con il duplice compito di predisporre un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali e di sottoporre a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso questo screening. Ecco, nonostante il parere positivo espresso dal gruppo di lavoro in merito all'introduzione dell'atrofia muscolare spinale nel panel, non è stato ancora emanato alcun decreto da parte del Ministero della Salute per rendere ufficiale l'inserimento di questa patologia all'interno della lista e dunque a garantire questo diritto a tutti i bambini neonati all'interno del territorio nazionale, è evidenziato che è necessario migliorare la qualità di vita di un malato raro, mantenere e implementare in maniera omogenea lo screening neonatale su tutto il territorio nazionale, che è importante l'ampliamento del panel di screening neonatale a nuove patologie, che però ha bisogno di un aggiornamento anche del modello organizzativo, che in assenza di un decreto di aggiornamento del panel nazionale, tante regioni, consapevoli di questo valore, si sono mosse in maniera autonoma, aggiungendo altre patologie al proprio panel, generando così importanti e significative differenze regionali. Ricordo che su 20 regioni, 16 hanno attivato autonomamente questo programma. Evidenziato inoltre che è indispensabile aumentare il numero delle patologie sottoposte a screening via via che si sviluppano terapie, con significativo snellimento dei procedimenti burocratici, sviluppando allo stesso tempo un'accurata presa in carico successiva alla diagnosi. Richiamando anche il fatto che diventa essenziale sapere entro quando il Ministero intenderà con proprio decreto inserire la SMA tra le patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, garantendo l'uniformità di questo diritto su tutto il territorio nazionale. Ecco, è importante sapere che lo stato di avanzamento delle attività e degli eventuali esiti del gruppo di lavoro dello SNE
in merito alle altre patologie previste da legge ai fini dell'inserimento nel panel. Con questa lunghissima premessa, ecco, l'interrogazione ha il compito di chiedere all'assessore gli intendimenti circa la volontà e la tempistica di questo inserimento per l'atrofia muscolare spinale nello screening neonatale della Regione dell'Umbria. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Lo screening neonatale esteso in Umbria è garantito a tutti i nati per la ricerca di 49 diverse patologie, di cui la normativa numero 167 appunto del 2016. Tra queste la fibrosi cistica, l'ipotiroidismo congenito e la fenilchetonuria e altri difetti congeniti del metabolismo. Quindi siamo già oltre in determinate situazioni rispetto a quello definito dal Ministero. L'atrofia muscolare spinale SMA attualmente a livello nazionale non rientra appunto nelle patologie inserite nello screening neonatale esteso e non è coperta dai livelli essenziali di assistenza. È un livello aggiuntivo di assistenza e rientra nel regime extra LEA, ovvero al di fuori delle prestazioni essenziali previste dal servizio sanitario. Sarà mia cura sollecitare il Ministero direttamente in maniera tale da inserire la SMA fra quelle che sono le patologie neonatali appunto legate a quelle che sono le ricerche all'interno delle patologie metaboliche che vengono fatte attraverso il cartoncino che viene inviato al MEIA. Ora faremo tutte le verifiche del caso circa la sostenibilità da parte della Regione Umbria di questo possibile screening. 15 regioni l'hanno fatto, ne mancano 4. Io credo che il Ministero debba rendersi conto che sarebbe opportuno, quanto mai opportuno, inserire anche questa patologia all'interno delle ricerche delle patologie metaboliche. Da parte nostra faremo uno sforzo, verificheremo se c'è sostegno all'interno di quello che è il bilancio sanitario, altrimenti chiederemo sostegno al bilancio regionale in maniera tale da inserire questa patologia e che, in maniera tale che venga ricercata al momento della nascita del bambino per evitare appunto ritardi nella cura di patologie che non vengono riconosciute in quanto non ricercate, non perché non presenti ma perché non ricercate. Sottolineo il fatto che tra le varie patologie non riconosciute c'è anche la fibrosi cistica che l'Umbria già ricerca all'interno delle patologie metaboliche, quindi non siamo gli ultimi nell'ambito della ricerca dello screening allargato, ma direi che abbiamo ampia possibilità di recupero per quanto riguarda la patologia appunto legata all'atrofia muscolare. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Porzi. Sì, brevemente per prendere atto di una risposta che conferma che siamo dove eravamo 6 mesi fa, perché con le sue parole, Assessore, lei ci conferma che al di là di una moral suasion rispetto al vostro governo che dichiara di aver preso degli impegni seri rispetto a una patologia che se presa in tempo potrebbe veramente dare una speranza di vita e della qualità della vita per alcuni neonati, siamo esattamente alle parole che aveva, diciamo così, consegnato al collega Fora, che ci saremmo impegnati. Io nella mia interrogazione non ho assolutamente usato la parola ultimi rispetto alla questione sanitaria della nostra regione, sono ben consapevole di quanto è stato fatto, però prendo atto che continuiamo ad essere tra le 4 regioni che non è riuscita ad ottemperare a questo inserimento, cosa che magari con uno sforzo in più e un'attenzione in più rispetto a quelli che sono i bilanci e le possibilità di bilancio in 6 mesi poteva essere fatto. Sollecitiamo questo suo impegno nell'interesse della collettività Umbra e lo facciamo nella speranza che tra 6 mesi non ci dovremmo trovare di nuovo qua magari a fare la stessa domanda. Grazie. Grazie consigliera Porzi. Atto 1947, interrogo la consigliera Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere. Grazie Presidente. Il tema dell'interrogazione è l'ospedale di Castiglione del Lago, che è
l'ospedale unico del Trasimeno ad oggi. Non torno su impegni presi precedentemente perché così evitiamo di aprire un altro capitolo. Il 21 luglio 2023 avevo depositato un'interrogazione sempre sullo stesso tema, proprio concernente il termine dei lavori e la riorganizzazione dell'ospedale di Castiglione del Lago. Il 9 ottobre, non avendo ricevuto, malgrado la risposta doveva arrivare entro 15 giorni per il regolamento, ho provveduto ad inoltrare sollecito, fino a che oggi facciamo un'interrogazione direttamente in consiglio, in modo che sicuramente avremo una risposta in merito. Allora, sappiamo bene, perché ci siamo tornati più volte quando abbiamo parlato di sanità, che l'ospedale di Castiglione del Lago al momento è l'ospedale unico del Trasimeno, ma chiaramente il fatto che i lavori siano bloccati dal 2020, anche se entro il 2020 avrebbero dovuto essere completati. Abbiamo capito chiaramente che il Covid ha rallentato il tutto per tutta una serie di motivi che più volte abbiamo detto qui, che è dall'aumento dei prezzi alle ditte appaltatrici e ad altre motivazioni sulle quali non torno, ma dobbiamo ritornare però sul punto centrale, che è quello della mancanza di servizi e quindi inefficienze per quel territorio che sostanzialmente ha soltanto questo ospedale. Oltretutto, ovviamente, l'impossibilità di avere una struttura completata e giustamente accogliente nel modo giusto genera anche perdite di professionalità e di eccellenze che avevamo nel nostro territorio. Questo svuota ulteriormente anche e fa aumentare la mobilità passiva verso le regioni limitrofe, in particolare la Toscana. Ora, il piano sanitario regionale, e lo cito solo en passant, 2022-2026, preadottato con una delibera di giunta dell'agosto 2022, che però è ancora bloccato in commissione, e il successivo piano di efficientamento e di riqualificazione del sistema sanitario del settembre 2023, prevedeva la riduzione dei distretti da 12 a futuri 4 e vedeva il Trasimeno prima accorpato con l'Alto Tevere, poi con l'Orvietano, e ad oggi però, al di là di quelle che sono le notizie uscite a mezzo stampa, noi non sappiamo ancora dove, con chi andremo. E soprattutto vediamo che c'è una migrazione anche nel nostro territorio di pazienti, di cittadini che non solo scelgono intenzionalmente e volontariamente di andare fuori regione, ma vengono catapultati per le varie visite mediamente nell'Alta Valle del Tevere. Ora, più volte, penso anche lei, Assessore, abbia parlato con il Presidente dell'Unione dei Comuni, più volte i sindaci del Trasimeno hanno avanzato proposte, chiarimenti in merito al piano sanitario regionale, sia per quanto riguarda il futuro dell'ospedale, il completamento dei lavori, l'efficientamento anche in termini di professionalità, l'attrattività dell'ospedale unico del Trasimeno, ma anche il distretto sanitario, considerando sia le peculiarità del territorio lacustre, la sua articolazione, la vicinanza con la Toscana, con i territori dell'Orvietano, con il territorio della Val Nestore, e quindi anche la riorganizzazione dei servizi distrettuali e di tutto il territorio degli 8 comuni. Ancora ad oggi risposte purtroppo non ne sono arrivate, anche se devo dire che si sta lavorando con il direttore del distretto in maniera molto costante e in maniera molto vicina ai livelli istituzionali, con una presenza che è sempre di disponibilità, di costanza e di presenza, però rimane comunque che la maggior parte dei cittadini rimane preoccupata, anche perché il servizio ospedaliero, sappiamo le distanze dal sito di Perugia e da altri regionali, per cui noi vorremmo avere delle prove un pochino più concrete. Ci mancano ad oggi sostanzialmente anche un cronoprogramma che sia attendibile e che faccia capire, che faccia riflettere sul fatto che ci aspettiamo che da qui al prossimo anno o ai prossimi 6 mesi i lavori vengano completati o in quale modo. E quindi per questo torniamo ad interrogare la Giunta regionale
sulla tempistica, sui tempi certi della fine dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione dell'ospedale di Castiglione del Lago e anche quindi quale sarà la futura riorganizzazione del presidio sanitario una volta terminati i lavori, quindi quello che sarà il futuro. E anche se diciamo intende procedere questa giunta col diciamo l'accorpamento, non vorrei dire smantellamento, ma l'accorpamento del distretto sanitario del Trasimeno con un altro distretto, come previsto dal piano sanitario regionale, preadottato, ma oppure con un'ipotetica diciamo fusione, inglobamento in altri territori. Grazie. Moletto. Grazie. Allora, i lavori di riqualificazione dell'ospedale di Castiglione del Lago a seguito della procedura di gara ed evidenza pubblica giudicata sulla base del criterio qualità-prezzo sono stati affidati nel 2017 al raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio Integra. L'importo contrattuale, appalto integrato, è oggi pari a 3.740.000 e dalla luce dei 7 stati di avanzamento dei lavori già emessi e contabilizzati, la produzione del cantiere ha raggiunto circa il 70%. Ad oggi sono state ultimate e consegnate le seguenti aree: il nuovo reparto di emodialisi, l'ampliamento della palazzina B, l'ampliamento del pronto soccorso, la realizzazione di nuovi ambulatori al piano terra, la realizzazione di nuovi ambulatori di chirurgia ambulatoriale al piano primo. Attualmente i lavori risultano sospesi a seguito di situazioni impreviste ed imprevedibili emerse in corso d'opera, problematiche geologiche ed infiltrazioni di acqua nello scavo per la realizzazione della galleria di collegamento al nuovo ascensore, presenza di perdite, rottura dell'impianto fognario esistente, eccetera, nonché per l'intervenuta adozione della DGR 1024 e 1418, circostanze che hanno reso necessario procedere alla redazione di apposita perizia di variante in corso d'opera. Pertanto all'appaltatore progettista, essendo appunto un appalto integrato nella duplice funzione, appunto, è stato immediatamente disposto di procedere alla redazione della progettazione di variante e al riguardo si allega la principale corrispondenza inviata nel 2023 da questa azienda sanitaria all'appaltatore progettista. La proposta di variante numero 2 prevede un maggior importo complessivo di 100.000 euro che l'azienda è in grado di finanziare con risorse proprie. Conseguentemente seguirà il cronoprogramma delle attività. Quindi è prevista la ripresa di lavori l'8 gennaio 2024 e una durata per il termine dei lavori di 335 giorni. La futura organizzazione, l'ospedale di Castiglione del Lago è oggi configurato come ospedale con sede di pronto soccorso e per questo dovrebbe avere gli standard per un bacino d'utenza tra gli 80.000 e i 150.000 abitanti ai sensi del DM70, un tempo di percorrenza maggiore di un'ora al centro dell'abitato, al DEA di riferimento e un numero di accessi annuo appropriati superiore ai 20.000 unità, tutti i parametri non presenti, gli accessi del 2021 sono stati pari a 8.917 e quelli del 22 a 14.450. Inoltre, dal punto di vista dei ricoveri, i dati dimostrano che la struttura opera per lo più come ospedale post-Covid. L'ospedale infatti aveva una produzione pari a 2.126 ricoveri nel 2019 che si è ridotta nel periodo pandemico come tutti gli ospedali di tutta Italia e non è tornata ai valori pre-Covid con un numero di posti letto pari a 61 della DGR 212 del 2016 di cui 53 ordinari e 8 diurni ma con un utilizzo medio di 31 posti letto e 3 diurni. Da queste analisi l'ipotesi di riconfigurazione della struttura come ospedale di comunità con 20 posti letto e ospedale di base con posti letto per le sole discipline di ricovero previste da tale livello, medicina generale, chirurgia generale e ortopedia per garantire ricoveri d'urgenza in area medica di bassa e media intensità e di cura e ricoveri chirurgici programmati dei WIC surgery. Inoltre alle attività ambulatoriali mediche, comprese le emodialisi chirurgiche, nonché la riabilitazione per il post-acuto ortopedico. Si specifica che
è in corso di revisione la rete d'emergenza-urgenza che dovrà garantire su tutto il territorio regionale tempestività e sicurezza di intervento grazie anche all'attivazione dei livelli di soccorso regionale. A seguito della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, del piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale, sono previsti per il bacino di riferimento due ospedali di comunità, Città della Pieve e Castiglione del Lago, all'interno dell'ospedale di base, naturalmente, perché l'ospedale di base rimane, che non si faccia confusione, che facciamo tutto ospedale di comunità. No, l'ospedale di base rimane. Quindi l'ospedale di comunità Città della Pieve e Castiglione del Lago e due case di comunità Città della Pieve e Magione. Saranno garantite le case di comunità nel territorio del distretto ambulatori che potranno garantire prestazioni di chirurgia ambulatoriale e le prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle varie discipline. Per quanto riguarda lo smantellamento, fra virgolette, di smantellamento non si parla, in quanto c'è un'indicazione a livello nazionale, DM77 appunto, che dice che i distretti devono avere almeno 100.000 abitanti. In primo luogo, preme sottolineare che quanto riferito in interrogazione non corrisponde a quanto definito negli atti di programmazione, in quanto la revisione dei distretti non corrisponde a quanto affermato. Infatti, con deliberazione 793 del 1 agosto 22, la Giunta regionale ha adottato definitivamente il DDL recante Piano Sanitario Regionale 22-26, trasmesso all'Assemblea Legislativa regionale, attualmente ancora all'esame della stessa, unitamente al DDL di cui la delibera 792-2022 recante la modifica del testo unico in materia di sanità e servizi sociali. Il piano prevedeva appunto l'accorpamento degli attuali 12 distretti in quattro nuovi distretti. Peraltro va sottolineato che è stato approvato proprio da questo Consiglio l'omnibus, all'interno del quale si descrive appunto l'opportunità di rivedere la struttura da 12 a 4 distretti, ma si dà il compito ai direttori generali delle aziende, insieme con la conferenza dei sindaci, di andare a riparametrare quelli che saranno i nuovi distretti. Quindi non c'è nessun tipo di imposizione da parte della Regione, ma si lascia al territorio, insieme con i direttori generali, la riperimetrazione dei nuovi distretti, che offrono tante opportunità. La prima, quella di rendere delle prestazioni ubiquitarie su tutto il territorio, quindi evitare che ci siano 12 tipi di prestazioni che vengono erogate sui 12 distretti. Un minimo di economia di scala, come è stato fatto a livello nazionale, credo che male non faccia, anzi sia assolutamente opportuno farlo, proprio per rendere ubiquitarie le prestazioni, ristrutturare il sistema, efficientarlo, ricavare qualche risorsa in più da riversare naturalmente sul miglioramento di quelle che sono le prestazioni in itinere sul territorio. Grazie. Prego. Potrei prendere 10 minuti? Scherzo. Grazie Assessore, quindi se io ho capito bene, in 135 giorni dovrebbero essere ultimati i lavori per le parti, diciamo, che ancora non sono stati ultimati. Così dice la perizia. Ok, quindi grazie per la risposta. Fossero 135 giorni, quindi circa 5 mesi, penso che sarebbe veramente un bel risultato. Ah, 300! Eh no, perché non capivo bene. Ok, quindi praticamente diciamo quasi un anno, ok. Quindi ci avremo ancora un altro anno, diciamo, diciamo un po' di sofferenza. Perché, come lei ha ricordato, seppure l'ospedale ha tutta una parte che in questo momento sta funzionando con una serie di servizi, 70% come lei dice, tuttavia sappiamo bene che c'è un'altra parte che ha bisogno di essere ultimata, ma anche per far sì che quell'ospedale nella percezione collettiva sia quell'ospedale a cui eravamo abituati
e che poteva garantire tutti quei servizi, perché poi sappiamo bene che anche vedere comunque una gru ed entrare in un terreno che non è estremamente accogliente quando ci sono anche lavori in corso, comunque nell'immaginario collettivo, ma anche nel sentimento e anche sinceramente nella cura e nell'accoglienza delle persone che bene non stanno, non è che fa troppo bene poi all'immagine anche della nostra sanità territoriale. Lei ha detto che parlando diciamo di quello che quell'ospedale è diventato nel post-Covid, diciamo che la situazione è cambiata rispetto a prima, probabilmente è così, però è anche vero che se noi svuotiamo di professionalità i nostri ospedali o i nostri distretti o i nostri territori, è chiaro che nella mancanza di servizi è chiaro che c'è anche meno domanda, cioè poi la domanda va anche con l'offerta che viene proposta. È chiaro che questo va nella direzione del rafforzamento della medicina del territorio, che però io sono d'accordo completamente al 100% sulla maggiore efficienza, sulla, diciamo, quando l'efficienza diventa anche qualità del servizio. Chi non è d'accordo? Però ci deve essere anche nell'efficientamento qualità del servizio. Avevamo visto che nell'omnibus c'era nel discorso della riorganizzazione non verticistica dalla parte della regione, ma con un accordo che stava nel territorio. Però è anche vero che mettere d'accordo, diciamo, i territori con le istituzioni, a quando arriveremo a definire completamente i quattro distretti, perché molte delle informazioni in questo periodo non le abbiamo apprese a mezzo stampa, ma ancora ad oggi non sapremo poi, perché c'è tutto quel lavoro che dovrà essere fatto a partire dal territorio, il Trasimeno, dove andrà, con chi andrà, è tutto un lavoro che è ancora da fare, come lei mi conferma oggi. E poi, e chiudo, rimane sempre appeso il punto che una volta che si riducono i distretti da 12 a 4 per le motivazioni che lei ha elencato e che sono anche parzialmente condivisibili se vanno nell'ottica dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nel territorio, rimangono le 12 zone sociali, che a mio avviso non è un tema sganciato da quello che poi sono i servizi offerti nel territorio, perché sappiamo bene che spesso lavorano, anzi nella maggior parte dei casi lavorano insieme. Troveremo 12 zone sociali se non ci sarà un ridimensionamento anche di quelle, con 4 distretti a terra. Includa, per favore. Grazie.